macchina. Salve. Salve, in giro per l'isola? Sì, volevo vedere un po' di gente. L'avete trovata? Se uno vuole farsi notare, questo è il posto giusto e l'ora giusta. Io volevo solo... Una granita? Sì, ecco, una granita. Saro, una granita delle tue, fichi e gelso. Quante granite devo fare? Una sola, fichi e gelso. Prego. Buona. È la prima volta. Questo vestito vi sta particolarmente bene. È un complimento? Sì, lo era. Grazie. Mente prediletta, che una volta che ho cercato di scappare di casa mi ha tagliato i capelli a zero. Vedrete che accetteranno il ricorso. Non lo accetteranno. Credete davvero che possano accettare la difesa della figlia del demonio? Certo. La responsabile dell'entrata in guerra dell'Italia! Questa lettera me l'avete fatta vedere voi, è la lettera di Nenni. Gentile signora, lei ha già pagato, non ha più nulla da pagare. Io ricordo lei ragazzina quando giocava in biciclette per le vie di Forlì. Le conservo la mia stima, Pietro Nenni. La commissione ne terrà conto. Nenni... Sono solo parole di vicinato. Ma non è vero, c'è comprensione, c'è perdono. Voi non sapete niente! Signora, voi non sarete colpevole, ma di certo non siete innocente. Perché nessuno lo è più. Io la guerra non la volevo. E se sono ancora vivo, perché qualcun altro è morto al posto mio? Perdonatemi. Perdonatemi. Voi mi volete solo aiutare, ma io non lo merito. La verità è che ho sempre fallito. Ho sempre fallito. Non mi toccate. Rischiate di sporcarvi. Voi fate finta di perdonare, invece volete solo vendicarvi. E questo vi dà gusto, vero? Ma perché mi parlate così? Voi non siete diverso. Avete studiato, avete girato un po' il mondo. Non vi siete stazionato e per questo vi credete migliore. Basta, avete fumato e bevuto. Ma come vi permettete? Signora, voi non vi reggete in piedi, avanti, smettetela, forza. Basta, avanti. Ho detto di non toccarmi! Andate via. Siete sicura? Sì.